Proteggere le foreste è molto importante perché ospitano, sono gli ambienti più ricchi di specie, sia animali che vegetali. Troviamo il panda, l'orango, abbiamo l'orso bruno, la tigre. Abbiamo gli ambienti più ricchi che sono ovviamente le foreste tropicali, quelle che sono intorno all'equatore. Sono ricchissime di specie, ci sono tantissime specie, sia animali, vegetali, grandi, piccoli, insetti, ma anche le nostre, le foreste cosiddette temperate, cioè quelle che troviamo in Italia e in Europa. Anche qua troviamo tantissime specie e essendo molte ridotte, oggi rimangono pochissime foreste di quelle che a un tempo coprivano l'intera Europa. Le specie che ci sono purtroppo molto rare e in via di estinzione, quindi il nostro patrimonio delle specie che si trovano nei nostri boschi è addirittura forse più importante di quello dei boschi tropicali. Il WWF, proprio per controllare questi ambienti, per proteggere questi ambienti, vuole intervenire e salvare questi boschi. Proprio quest'anno abbiamo cominciato a comprare e a tutelare questi boschi. Ne abbiamo scelti due, uno nell'ambiente mediterraneo, è una zona che si trova proprio alle porte di Roma. Vicino a Roma c'è questo bosco lungo la costa, sono cosiddetti ambienti mediterranei, dove troviamo moltissime specie, uccelli, mammiferi, volpi, tassi, istrici. È una zona molto, molto importante, purtroppo minacciata, perché minacciata perché da incendi, è minacciata perché vengono costruite delle case dove ci sono degli ambienti naturali. L'altro posto invece si trova sulle Alpi, anzi ai piedi delle Alpi, vicino a Bergamo. È un bosco ed è vicino a una oasi che da tantissimi anni il WWF protegge. Siamo appunto le Alpi Bergamasche. Anche qua ci sono tantissime specie, rapaci, tassi, caprioli, istrici, e anche qua è importante perché il WWF sta tutelandoli dalla caccia, dal rischio anche qua degli incendi e da un uso che purtroppo porta all'estinzione di queste specie. Le foreste, dicevamo, sono gli ambienti più ricchi di specie, sia quelle tropicali che quelle nostre in Europa. Tantissime sono le specie, ovviamente noi pensiamo subito alle specie animali, anche se magari è difficile incontrarle quando facciamo una passeggiata nel bosco. Gli uccelli in particolare, ad esempio sia quelli che nidificano, moltissimi rapaci, la poiana, il falco vecchiaiolo, il biancone, ma ci sono anche degli uccelli che ogni anno frequentano questi posti, sia i boschi lungo le coste, sia quelli lungo le Alpi, sulle Alpi, e sono gli animali che migrano. Ogni anno fanno un viaggio incredibile dall'Africa fino all'Europa, all'Italia, e poi tornano di nuovo in Africa. Queste zone, questi boschi, sono degli ambienti importantissimi perché magari possono offrire una possibilità di fermarsi e mangiare a questi animali che compiono dei viaggi lunghissimi. Sono cosiddetti siti di sosta. Allora, questi boschi non solo sono importanti perché ci sono degli animali che nidificano e che si riproducono, ma offre la possibilità ad animali che fanno questo lungo viaggio anche di fermarsi, rifocillarsi, riposarsi e poi continuare. Quindi hanno un'importanza per tantissime specie di ad esempio di uccelli migratori. WWF ha uno dei progetti più grandi per la tutela di questi boschi, di queste aree, che sono il sistema delle oasi. Le tantissime oasi, dei parchi che il WWF gestisce direttamente, sono più di 100 in tutta Italia, dalla Sardegna alle Alpi, alla Sicilia, all'Appennino. Queste aree sono posti dove andare a vedere gli animali, dove visitarli, dove fare conoscenza anche con le persone che gestiscono queste aree e che possono dare moltissime informazioni su come godere di questi posti naturali. Quindi sono un'occasione di divertimento, di conoscenza dell'ambiente naturale e, se uno è fortunato, si comporta anche in un certo modo, anche di incontrare gli animali anche rari. In Abruzzo si può incontrare l'orso o anche sulle Alpi addirittura, o il lupo. Ovviamente è difficile, dipende molto dal comportamento. Anche noi possiamo fare molto con il nostro comportamento, sia, come dicevo, per facilitare la possibilità di incontrare animali e godere di queste osservazioni, ma anche per fare qualcosa sull'ambiente. Ci sono tante piccole cose che ognuno di noi può fare. Può per esempio consumare meno acqua e magari chiudere il rubinetto quando noi ci laviamo i denti, può consumare meno energia spengendo la luce quando usciamo dalle stanze. Sono tutti piccoli comportamenti che ci sembrano lontani da tutelare magari specie come la tigre, lontane in India o l'orso, ma che possono essere importanti perché se noi consumiamo meno risorse condividiamo questo pianeta con tutte le specie che lo condividono con noi.